Benvenuti a tutti su Arte Economia, la trasmissione di L'Editore, che tratta e approfondisce l'evoluzione economica e finanziaria del settore artistico e culturale, le connessioni esistenti tra arte, finanza, economia e cultura, in uno scenario che è caratterizzato da una forte innovazione tecnologica. La nostra trasmissione è tutti i lunedì ed è sulla pagina Facebook, in diretta sulla pagina Facebook di L'Editore e sul nostro canale, Illy TV Channel. Benissimo, la trasmissione di questa serata è dedicata alle donne ed è una tra le due trasmissioni che sono state dedicate alle donne dall'editore. La prima è stata dedicata l'1 marzo, quindi la settimana scorsa, lunedì scorso, e quella di oggi. Quella di oggi è dedicata alle donne protagoniste, si intitola Donne protagoniste nei musei e la facciamo con le nostre ospiti che vi presento. Donatella Brunazzi, che è direttore del Museo Teatrale alla Scala, Eva degli Innocenti, Buonasera. buonasera, Eva degli Innocenti, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Taranto, benvenuta, Buonasera. buonasera, Cecilia Holberg, direttore della Galleria dell'Accademia di Firenze, benvenuta, Barbara Iatta, direttore dei Musei Vaticani, buonasera. Sandra Rossi, direttore del Museo dell'Officio delle Pietre Dure di Firenze. Buonasera. 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 E Asia Ruffo di Calabria, vice responsabile Dipartimento Mostre e Manifestazioni Culturali del Museo des Arts e Métiers di Parigi. Buonasera. Buonasera. Eccoci qua, nella nostra trasmissione dedicata appunto alle donne protagoniste nei musei. Intanto vi invito tutti, voi che ci ascoltate, se volete farci dei commenti, chiederci delle questioni, a scriverle e naturalmente noi, compatibilmente con i nostri tempi, vi rispondiamo. La situazione nei musei italiani, parliamo subito della questione delle donne, la situazione delle donne. Allora, le donne, sono aumentate di numero nei musei italiani, nella realtà museale italiana negli ultimi anni e sono aumentate anche nelle posizioni apicali. Quindi vediamo qual è stato un po' che il modo di riuscire ad avanzare delle nostre ospiti di stasera, come hanno raggiunto la loro posizione all'interno dei musei e quale spazio c'è secondo voi all'interno della realtà museale per l'universo femminile. Barbara Iatta. In realtà la mia è un'esperienza molto vaticana, internamente vaticana. Ho lavorato 20 anni in Biblioteca Vaticana, che è un'istituzione autonoma rispetto ai Musei Vaticani, e quindi mi sono occupata di un settore d'arte della biblioteca, che era il Gabinetto delle Arti Grafiche. Questo per 20 anni. E a mia insaputa, in maniera completamente non preventivato, sono stata da un giorno all'altro chiamata alla vice direzione dei Musei Vaticani, affiancando Antonio Paolucci per 6 mesi e poi alla direzione dei Musei Vaticani. E credo che per me si sia trattato sicuramente di una scelta interna perché conoscevo la macchina vaticana, ma era una scelta interna ma esterna alla realtà dei musei, dove c'erano chiaramente dei curatori e dei collaboratori già di Antonio Paolucci. E il motivo per cui sia stata scelta io ancora oggi me lo chiedo, ma credo che era anche per quello che avevo fatto in Biblioteca Vaticana in questi 20 anni, occupandomi in maniera molto attiva di tanti aspetti, non soltanto della catalogazione informatica, ma anche della valorizzazione delle collezioni con mostre, con convegni e quindi diciamo un largo spettro dell'attività della biblioteca, ma anche di un reparto che era un reparto artistico. E sono sempre stata valorizzata come donna, questo dai 6 cardinali bibliotecari e dai 3 prefetti con i quali ho lavorato e attualmente anche dal cardinale presidente del governatorato, che è un'altra, appunto, lo ripeto, amministrazione rispetto al mondo museale dei Musei Vaticani, quello della biblioteca. E non sono mai stata discriminata. Io credo che sia, non, è chiaro che la scelta femminile sicuramente
fatta tra l'altro con una nomina di Papa Francesco, ha avuto un suo significato, ma ho ricevuto una nomina anche da Papa Benedetto a curatore del gabinetto delle arti grafiche della biblioteca, che era appunto un reparto importante della biblioteca. Quindi sicuramente c'era una volontà, diciamo, anche di una nomina femminile, ma io l'ho minimizzata appunto, forse, forse perché penso e credo che sono stata valutata anche per quello che avevo fatto negli anni. Ecco, questa è la mia esperienza. Quindi sentiamo anche Cecilia Holberg, per il Museo per la Galleria dell'Accademia di Firenze. Cosa è successo lì? Allora, intanto devo dire che negli uffici della Galleria dell'Accademia non c'è un dipendente statale maschile, sono tutte donne. Il mio percorso è un percorso forse. Ho studiato presso le università di Roma, Monaco, di Baviera e Gottinga, e dopodiché ho fatto un dottorato in storia medievale. E ho fatto una cosa molto tipica in Germania, ho fatto un tirocinio presso le collezioni statali di Dresda. Questo tirocinio dura 2 anni e quindi uno impara proprio andando nei vari settori dei musei che cosa significa lavorare con professionalità in un museo. E poi ho avuto anche un posto lì e da lì mi sono mossa con grandi mostre. Da un land, cioè da una regione all'altra, in grandi musei, anche mostre del Comitato Europeo, mostre grandi e molto importanti, finché non ho avuto l'incarico di direttore di un museo comunale a Brunswick, nella Germania del Nord, uno dei più importanti musei comunali. Qui avevo questo incarico a tempo indeterminato, è un posto fisso e non avrei avuto bisogno di cercare nient'altro quando uscì questo concorso del Ministero dei Beni Culturali, che io non avevo nemmeno letto perché era uscito sull'Economist e come uno che fa gli studi umanistici non è che sia la lettura, diciamo, usuale. E amici mi hanno detto: senti, tu devi fare domanda, tu devi, e quindi ho partecipato e ho vinto una cosa molto molto bella, sorprendente. Mi hanno chiesto ovviamente come mai lasciavo un posto a tempo indeterminato e fisso senza avere nessuna possibilità poi di tornare, di aspettativa o altro. E io invece devo dire che era proprio la sfida, era questa sfida di poter provare a fare delle cose, cambiare delle cose in meglio, ed è quello che sto facendo da quando sono qui a Firenze, direttore di questo fantastico museo. E va detto ovviamente che il patrimonio dei beni culturali di questo paese, dell'Italia, è assolutamente eccezionale e unico, ed era anche unica questa occasione che ho preso. Con molto piacere e con molto entusiasmo, lasciando tutto alle mie spalle, perché era un'occasione proprio unica. E questo l'ho fatto, non me ne sono mai pentita, nonostante gli avvenimenti che poi sono stati quelli che sono stati, e devo dire che è stata una scelta proprio giusta, perché c'è tanto tanto da fare, proprio con una visione da fuori è anche buono e sano per un sistema che forse è abbastanza incrostato, va un po' rivisto, va rivisto con altri occhi e da un'altra prospettiva. Ed è interessante perché dopo aver vinto questo concorso, in Italia tutti chiedevano quanti stranieri sono su questi 20 direttori che hanno vinto il concorso, e poi in Germania tutti chiedevano quante donne c'erano. Questo è interessante perché quindi io sono una doppia quota, sono straniera e sono donna, e tra gli stranieri però sono l'unica donna. E quindi c'è tutto questo discorso di donne e non donne che mi ha un po' irritato, perché come anche il discorso degli stranieri o non stranieri, perché
A me non importa tutto questo, a me interessa che ci sia la professionalità, che ci sia la serietà e l'entusiasmo per svolgere questo lavoro che noi svolgiamo, che è comunque un lavoro splendido, con dei contenuti veramente invidiatici da, diciamo, da praticamente tutti coloro che però non sanno che c'è tanta parte amministrativa. E devo dire che è stato un'ottima cosa questa riforma che è partita con Franceschini proprio per cambiare un po' le cose, anche se molte discussioni, anche se ci sono tantissimi problemi, ovviamente, perché una riforma ovviamente non è mai facile, se lo fosse l'avrebbero già fatto tanti prima. Quindi sono arrivata e questo posto che abbiamo noi come direttori della riforma è comunque un posto di 4 più 4 anni e poi finisce. Quindi vediamo cosa porterà il futuro, ma sono convinta di aver fatto la cosa giusta e sono orgogliosa di poter dirigere questo museo che è fantastico. Quindi Eva degli Innocenti, ci vuole passione, determinazione, voglia di arrivare, insomma, soprattutto impegno, anche come è stato detto, e questa è la strada, cioè donna o non donna. Sicuramente è un impegno sempre costante. Le donne devono fare molta più fatica, ecco, degli uomini ad affermarsi, questo sicuramente, soprattutto insomma, nei ruoli apicali, perché ancora la strada da percorrere è lunga. Per quanto riguarda appunto il mio percorso, io ho un percorso appunto che inizia dalla ricerca, ho un dottorato in archeologia. E ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita grandi, grandi maestri. In questo caso erano maestri uomini, quindi il mio grande maestro Riccardo Francovic, purtroppo scomparso, e Marco Milanese. E grazie proprio a questa attività di ricerca, che ho dedicato agli scavi, però sempre al lavoro, anche di studio dei reperti, ma anche di valorizzazione. Quindi i miei maestri, mi hanno sollecitata a raggiungere gli obiettivi che avevo sempre sognato, cioè unire l'archeologia, il patrimonio culturale al settore museale. E quindi grazie a questo abbiamo, prima proprio in ambito di progetti scientifici universitari, quindi ci siamo dedicati a un progetto molto lungo, che è il progetto UNESCO di Firenze prima degli Uffizi, quindi avevamo creato un progetto per creare un museo della storia della città nel sottosuolo degli Uffizi per testimoniare insomma, tutta la storia prima del Rinascimento, che è molto ricca. E poi, grazie a questo, ecco, mi sono occupata subito di progetti museali, quindi project manager per numerosi progetti e poi project manager presso le Scuderie del Quirinale di Roma. Quindi ho iniziato sin da subito e poi a unire anche le attività di ricerca e di docenza scientifica, grazie all'insegnamento di archeologia e storia dell'arte musulmana. Però appunto l'Italia, al tempo insomma, in cui io mi trovavo a fare ricerca e al contempo anche attività museali, mi aveva molto, molto delusa perché non vi erano molte possibilità. E quindi ho colto una grande occasione che mi si è presentata, cioè una borsa di studio europea come project manager presso il Musée National du Moyen-Âge, Cluny a Parigi. E da lì sono emigrata in Francia. Emigrata in Francia, dove ho potuto perfezionare ancora di più tutta la mia attività, collegata ai musei, quindi dalla conservazione preventiva alle mostre, ai progetti allestitivi, alla mediazione, nei confronti del pubblico, didattica museale, prestiti, cioè la politica di valorizzazione. E questo poi mi ha permesso insomma, di affinare ulteriormente e di perfezionarmi a livello di confronto anche internazionale. E in Francia poi ho vinto un concorso della pubblica amministrazione di un ente locale francese per creare un progetto ex novo di un museo archeologico, un museo del territorio in Bretagna, vicino a Saint-Malo, e poi per dirigere il servizio dei beni culturali di un ente locale costituito da 19 comuni. E quindi attività di project management e di gestione di equipe che avevo già fatto chiaramente in Italia,
sia alle scuderie del Quirinale, ma quando, anche nell'ambito appunto dei nostri progetti universitari, anche di musei universitari, poi si è estesa in Francia. E questo poi mi ha permesso appunto di consolidare ulteriormente questo cammino che ormai mi aveva portato appunto definitivamente nel settore non più dell'archeologa anche sul campo, ma appunto all'interno delle direzioni museali. Avevo un posto fisso anch'io come Cecilia, insomma, fatto in Germania, che ho deciso di lasciare per un grande sogno, perché anch'io ho reperito il bando, questa selezione internazionale, quindi la riforma appunto Franceschini su un quotidiano, quando abitavo in Francia e pensavo di non tornare mai più nel mio paese, e è come se mi fosse arrivata un'illuminazione, cioè mi sono riappacificata con questo paese, mi sono sentita orgogliosa di essere italiana e ho partecipato a questo concorso. In questo concorso era messo a bando, fra gli altri, il Museo Archeologico Nazionale di Taranto, che dirigo oggi, che per me era un grande sogno, perché insomma per tutti gli archeologi questo museo è uno dei più importanti al mondo per il patrimonio archeologico, però non era soltanto per quello, era perché era una grande sfida, cioè contribuire attraverso questo museo allo sviluppo del territorio, un territorio che ne ha molto bisogno, appunto come tutti sanno, la città di Taranto, e quindi far sì che questo museo diventasse veramente un volano di sviluppo, in primis socio-culturale e poi anche turistico-economico per questo territorio. E quindi diventare uno strumento, proprio diventare un attivatore di cittadinanza attiva e che potesse contribuire a far aggiungere a Taranto un modello di sviluppo diverso da quello attuale. E quindi questo ce l'ha permesso la riforma, perché andava proprio a sottolineare questo rapporto importante, questa missione forte che doveva avere questo museo nei confronti appunto di questa realtà problematica, però oggi in via di soluzione, come la città tarantina. Le difficoltà che ho trovato. Possiamo aggiungere il sogno e la sfida a tutto quello che avevamo detto prima di impegno, di passione, di determinazione, il sogno e la sfida. Donatella Brunazzi, anche per lei è stato sogno e sfida. E E passione, sì. No, passione. in realtà anch'io mi sono abbastanza un outsider, diciamo, rispetto al mondo museale, perché anch'io, come Barbara Iatta, in realtà il mio percorso è stato un percorso totalmente interno al Teatro alla Scala, quindi di cui io nel teatro per una ventina d'anni mi sono occupata Mi sono occupata delle relazioni esterne, della brand identity, sono stata assistente di due sovrintendenti e quindi diciamo che quando poi sono stata chiamata a occuparmi alla direzione del museo teatrale, la cosa mi sembrava assolutamente un po' strana perché non riuscivo bene a capire perché io. In realtà poi in realtà ho scoperto, è stato un passaggio anche di vita in cui ho capito che in effetti lì al museo si trattava di trasmettere, di consolidare tutto quello che era la memoria del teatro e però proiettandola all'esterno e quindi trasmettendo, quindi parlando di trasmissione, che poi è il nostro mestiere, è il lavoro e la missione di tutte le istituzioni culturali, e che appunto comunque si ricollega a un lavoro quindi di comunicazione e di progetti, ecco, di progetti e di eventi, perché appunto l'organizzazione delle mostre, l'organizzazione delle mostre, piuttosto che di tutte le attività per rendere il museo un museo con un ruolo molto diverso da quello che era prima, poi magari ne possiamo parlare più avanti, quindi questa è stata una sfida molto, molto elevata, perché in realtà il Museo Teatrale della Scala è stato ed è considerato come un grosso corridoio che portava a visitare il teatro, ad affacciarsi a vedere la sala. Però non si riusciva,
la sfida è stata quella di cercare di far capire cosa sono le emozioni, cos'è, da dove viene l'emozione che uno prova affacciandosi in quella sala vuota e che prova inevitabilmente, che sono appunto le emozioni che arrivano da 250, quasi 50 anni di storia, di artisti, di cultura, di spettacoli che sono avvenuti lì dentro. E allora mi sono messa all'ascolto, mi sono intanto messa all'ascolto dei miei colleghi dei musei, e lì è stato già un incontro bellissimo, come quello di stasera, dove appunto in realtà si trovano delle persone. Attualmente è molto in fermento, ho trovato un mondo museale, da qualche anno a questa parte in Italia, c'è un grande fermento e questa grande voglia di questa grande sfida di rinnovamento e di innovazione e di ridisegnare appunto il ruolo. Quindi già è stato l'incontro con delle persone di grande qualità all'interno dei musei, moltissime donne, anche molti uomini, ma moltissime donne, e anche mi sono messa all'ascolto delle collezioni, di tutti quei personaggi che sono, i protagonisti nei quadri, nei busti all'interno del museo, e ho ascoltato le loro storie. E sono state ho scoperto delle storie meravigliose che è diventato quasi un bisogno quello di raccontarle agli altri, quindi di raccontare le storie di questi protagonisti che in poi sono un po' le storie anche del territorio, della storia della nostra città, di Milano in questo caso, in quanto appunto il teatro è il teatro alla Scala, è il punto di riferimento storico di Milano e anche in qualche modo anche a livello internazionale. Quindi è stato proprio la sfida è stata quella di poterlo raccontare il più possibile e nel modo migliore, nel modo più facile possibile. Questo credo che sia una parte appassionante. Ecco, le donne credo che le donne sono comunque vedere aumentare le donne all'interno dei musei si può spiegare, se si vuole spiegare, poi secondo me è un fatto solo di professionalità che va approfondendosi, diventando sempre più plasmandosi sulle nuove esigenze dei musei di oggi, e poi anche perché comunque le donne esprimono empatia e oggi c'è bisogno nei confronti dei visitatori di avere empatia, di poter provare empatia per il visitatore che è diventato, ha un ruolo diverso rispetto a prima, è più al centro, le strategie nei musei si fanno da un punto di vista diverso rispetto a prima, dove c'era soltanto tutela e conservazione. Oggi la fruibilità e il visitatore sono al centro. Quindi credo che appunto la qualità tipicamente femminile dell'empatia, dell'accoglienza sia sicuramente. Per un attimo, quindi la capacità di comunicare, la comunicazione, e quella è diventata una grande sfida per Donatella Brunazzi. Ma sentiamo invece la sfida di Sandra Rossi. Cosa è successo nel suo percorso? Cos'è che l'ha spinta e che l'ha fatta arrivare a dirigere il museo? Devo dire che anche per me essenzialmente è stato un percorso di passione, un percorso di amore. Perché mi ricordo fin da piccolina quando mi portavano alle gallerie dell'Accademia di Venezia, di quanto mi colpivano, di quanto mi appassionava vedere per esempio i grandi teleri del Carpaccio, del ciclo di Sant'Orsola, di quanto la mia immaginazione era appunto segnata dalla
da questi capolavori della pittura veneta. E quindi il mio percorso è stato quello di seguire questa passione, perché mi sono laureata a Udine in conservazione dei beni culturali e proprio tra l'altro con una tesi sul Carpaccio, sul mito e l'antico. E sempre a Udine ho fatto la specializzazione. E poi il dottorato di ricerca l'ho fatto all'Università di Verona, seguendo ancora una volta il mio sogno per il mio interesse, la mia passione per la diagnostica, per la ricerca scientifica e la diagnostica sui beni culturali, quella che è la technical art history molto più che si è affermata molto più all'estero che non in Italia, e che in ogni modo adesso ha preso ormai piede appunto anche in Italia, che significa considerare i materiali, la tecnica artistica, conoscere l'opera d'arte, entrare nel cantiere dell'artista, nella sua bottega, una cosa che anche questa mi ha sempre affascinato. E quindi ho iniziato a lavorare all'inizio a Venezia, alla collezione Peggy Guggenheim, quindi anche qui una grandissima donna, una protagonista dell'arte del Novecento. È stata un'esperienza per me bellissima, molto altamente formativa, un'esperienza basilare. E poi ho vinto un concorso per il Ministero, adesso da poco, Ministero della Cultura, e ho lavorato sempre a Venezia per molti anni, e poi mi sono trasferita per i Musei Statali di Venezia, in particolare per le Gallerie dell'Accademia, e poi mi sono trasferita a Firenze, e adesso lavoro all'Opificio delle Pietre Dure, e sono contentissima di questo passaggio, di questa esperienza, perché l'opificio mi dà modo di mettere a frutto appunto ancora una volta queste mie passioni, di seguire questo mio percorso, perché è un istituto di ricerca, un istituto di formazione, e oltre che naturalmente è operativo nel campo del restauro e quindi della conoscenza delle opere d'arte. Però devo dire che accanto a questo ho sempre seguito in parallelo un altro percorso, che è quello cui accennava prima anche Cécile, per l'importanza anche della gestione di una realtà museale, e quindi ho fatto il CUOR, che è il Consorzio Universitario per gli Studi di Organizzazione Aziendale. Ho sempre seguito anche un percorso di tipo con delle conoscenze, con delle competenze di tipo giuridico-amministrative, perché, e di questo ne sono abbastanza convinta, non è sufficiente essere un bravo storico dell'arte per essere un bravo direttore di museo. È necessario, secondo me, appunto, avere altre caratteristiche, saper gestire i rapporti interni, i rapporti con le organizzazioni sindacali, ma i rapporti anche con il pubblico, con i cosiddetti servizi aggiuntivi. Quindi è come gestire una sorta di macchina molto, molto complessa, di una struttura. È come essere un direttore d'orchestra con diverse professionalità, bisogna saper lavorare in gruppo e saper coordinare appunto persone, più professionalità diverse. Ecco, questo è il mio punto. Possiamo parlare di passione, di studio, ma anche di gioco di squadra, di capacità di coordinare una squadra di persone con competenze diverse e capacità diverse all'interno dei musei. Io ad Asia Ruffo di Calabria però vorrei fare una domanda un po' diversa. Vorrei sapere, secondo lei, se ci sono ancora delle questioni di genere all'interno dei musei, perché noi sappiamo che adesso ci si sta spingendo anche per volontà, diciamo, europea, dell'ONU, anche nell'Agenda 2030, di dare una parità di genere, ma questa è avvertita all'interno dei musei? Allora, posso dare un esempio concreto, perché io lavoro al Musée des Arts et Métiers come vice responsabile del Dipartimento Mostre,
E nel 2020, che è stato un anno abbastanza complesso, io ho avuto un exploit da un punto di vista professionale, e perché per 10 mesi sono stata la responsabile del dipartimento mostre, perché la responsabile ha lasciato il museo a gennaio del 2020. Quindi io non solo a gestire un'equipe, quindi di persone, io sono l'unica straniera nel mio museo e la più giovane, non solo quindi ho gestito un'equipe durante un momento così complicato, ma anche gestito un progetto molto bello, che è la Nuit Blanche, quindi organizzata dal Comune di Parigi. E proprio lì, per riallacciarsi dunque alla questione delle donne, della presenza delle donne, ma anche di artiste donne, è organizzato la Notte Bianca con un'artista, Sara Trouche, e con una gallerista parigina, Marguerite Nilan. Quindi eravamo tutta un'equipe di donne, ma anche al Comune di Parigi la coordinatrice era una donna, e abbiamo fatto un bellissimo progetto sulla facciata del museo. Quindi è stata anche un'idea brillante, tra virgolette, perché poi abbiamo chiuso dopo qualche giorno il museo, sul parvis, quindi sul cortile, e con dei disegni e delle animazioni fatte da questa artista e da un collettif di artisti che lavoravano con lei, proiezioni di notte sulla facciata del museo. Quindi le artiste donne sono presenti nella scena, ma non abbastanza, e noi quindi... Io con il mio progetto della Notte Bianca col Musée des Arts et Métiers abbiamo messo proprio in valore il lavoro, non solo io come vice responsabile, ma anche delle stesse artiste, che spesso non hanno uno spazio adeguato nelle realtà museali. E per quanto riguarda, volevo riprendere un po' le risposte delle altre direttrici, il mio museo è un'altra eccezione, perché è un museo scientifico e quindi non ho solo colleghe, ma ho anche colleghi. Ma io sottolineerei anche la differenza del fatto di diverse formazioni. È anche bello non solo dire che nei musei ci sono solo donne, perché ad esempio io ho un collega che è un biologo, che poi successivamente ha preso il percorso di museografo. Anche il segretario generale è un uomo. Ma anche bello condividere esperienze da diverse formazioni. Io sono un architetto, quindi non ero assolutamente destinata all'inizio a lavorare in un museo. Infatti sono iscritta all'Ordine degli Architetti di Roma, quindi mi lascio sempre questo plan B come alternativa. Però è molto molto bello, io trovo, lavorare in ambienti misti, ma soprattutto con persone che hanno diverse formazioni e quindi anche diverse culture, perché comunque i francesi e italiani siamo dei cugini, ma abbiamo tantissime, tantissime differenze, e anche l'interesse poi a quello di realizzare delle cose belle, condividendo esperienze passate, perché prima io mi occupavo più del trasporto e della logistica delle opere d'arte per i musei, per le mostre. E poi sono arrivata al Grand Palais sempre come regista, che è stata la mia prima esperienza all'estero, e poi sono rimasta quindi a Parigi, e dal 2018 sono al Musée des Arts et Métiers, dove poi il 2020, diciamo, è stata il mio anno di fuoco. E quindi adesso sono arrivata al Musée des Arts et Métiers come chef de projet, quindi exposition, quindi pilota, sono diventata, come si diceva prima, un po' un chef de projet, un direttore d'orchestra di una mostra, ed è assolutamente vero che non bisogna avere solo delle competenze dal punto di vista di storia dell'arte o storia dell'architettura, ma anche delle competenze amministrative, come fare le gare d'appalto per scegliere uno scenografo, oppure le gare d'appalto per costruire le vetrine o fare l'éclairage, quindi l'illuminazione di una mostra. Quindi servono molte caschette, servono molte competenze diverse tra di loro, e questo è anche il bello del nostro mestiere, che non è solo conservazione, ma valorizzazione, parte amministrativa e parte anche manageriale, perché gestire un'equipe comunque necessita non solo quindi competenze amministrative, ma veramente di un contatto e di un'idea anche globale della vita di un dipartimento e delle competenze dei propri colleghi.
Certo, essere proprio dei manager, quindi riuscire a gestire, appunto, come si diceva anche prima, il gioco di squadra, quindi riuscire a far lavorare un po' tutti all'interno dei musei. Però torniamo ancora sulla presenza femminile. Allora, nei musei dei Vaticani, com'è Barbara Yatt? Sì, mi piaceva di intervenire su questo tema. In realtà un po' è la società che è cambiata. Io ho lavorato appunto 25 anni fa, quando entrai in Vaticano nella biblioteca, sono stata la terza donna a essere assunta, perché era una società molto maschile, così era anche l'ambiente dei musei vaticani all'epoca. E quando ho lasciato la Biblioteca Vaticana dopo 20 anni, il 50% dei dipendenti erano donne. Quando sono arrivata ai musei, in realtà oggi su quasi 1000 dipendenti, il 50% è un pubblico, cioè un ambiente femminile, e soprattutto è molto variegato, appunto, perché appunto su 1000 dipendenti, dai custodi, che sono in realtà quasi tutti uomini, però i curatori sono circa il 50% donne e il 50% uomini, e così i restauratori, che erano soprattutto di un centinaio di restauratori che abbiamo, ormai sono, diciamo, le donne stanno piano piano avendo anzi una prevalenza rispetto agli uomini. Quindi mi faceva piacere di sottolineare questo aspetto, che il Vaticano non è che è venuto in seconda battuta rispetto alla società, ma si è assolutamente adeguato all'evoluzione della società. È un ambiente che invece fino a qualche decennio fa era prettamente maschile, invece si è molto aperto, e questo sicuramente si è dovuto sia alla fine del pontificato di Giovanni Paolo II, a Papa Benedetto, ma soprattutto a Papa Francesco, e lui non smette mai di ricordare queste cose. Stamattina appunto ho partecipato a un seminario in Università Pontificia con una collega che è il capo dipartimento di un dipartimento importante della comunicazione vaticana, non appunto legata soltanto al museo, ma alla comunicazione in senso lato, ed è una donna, e lei, anche con lei sottolineavamo proprio questo aspetto, che sempre di più in Vaticano delle donne hanno dei ruoli apicali. È chiaro che è un ambiente molto formato da ecclesiastici, ma sempre di più i laici e le donne, anche laiche, hanno un loro valore. Quindi insomma c'è molto più spazio per le donne adesso, poi si sta ampliando sempre di più. Cecil Holberg, anche secondo lei è così dal suo punto di vista? Cioè c'è uno spazio che si sta allargando sempre di più, se si allarga in Vaticano, immagino nel resto della società. Io devo dire che, osservando anche i musei ecclesiastici, loro sono spesso molto avanti, questo va detto, non sembrerebbe, però lo è. E io, come già dicevo prima, da noi negli uffici ci sono praticamente solo donne, un po' diversa la situazione tra il personale della vigilanza, ma vorrei parlare anche un po', cioè, va bene, io sono direttore donna e non penso che ci sia un conflitto, un contrasto, una discussione, perché come dicevo già prima, quello che conta a mio avviso è proprio la professionalità. Assolutamente è interessante, perché già la domanda dimostra che comunque la cosa non è equa, perché se uno chiede ci sono dei problemi di genere nei musei, vuol dire che ci sono questi fatti, come per esempio anche gli artisti. Cioè, se un direttore maschile si mette lì a dire finalmente faremo una mostra e faremo vedere tutte queste donne che abbiamo nel deposito e non so cosa, mi sembrerebbe quasi anacronistico, cioè un po' quasi un'offesa, perché insomma, perché bisognerebbe pronunciarlo questo. È come se io adesso uscissi a dire vi presenterò una mostra di un uomo, cioè, tutti si metterebbero a ridere, perché sembra proprio assurdo. Quindi già la questione che stiamo tematizzando, questo argomento, evidenzia delle diciamo delle
delle cose che si potrebbero cambiare, ecco. E, a me, per esempio, in questo museo ovviamente non verrebbe in mente in questo momento di fare delle mostre con delle donne, semplicemente perché un museo rinascimentale come il mio, tardo gotico, eccetera, le pittrici qui io non le ho, ma non ho solo le donne negli uffici, ma ho anche la donna, la Madonna, praticamente su ogni tavola dei miei fondi oro, e lei copre questo ruolo, che è un ruolo eccelso, quindi comunque una figura centrale, la donna adorata e la donna santa, insomma la madre di Cristo, quindi questo è un ruolo molto importante che ricopre la Madonna. Poi dall'altro canto ovviamente c'è il David, che è molto più grande, però sicuramente anche molto più ricercato, però va detto che qui dentro di donne c'è molto, quindi va considerato che i tempi cambiano, e come diceva anche la Barbara Iatta, bisogna adeguarsi ai tempi, e questo penso stia succedendo, non si può aspettare che accada da oggi all'indomani, ci vuole i tempi che ci vogliono, sperando che le persone capiscano però che si tratta anche di professionalità. Cioè, io non vorrei nemmeno che uno dicesse, ora questa è direttrice o direttora, o come ne abbiamo parlato, solo perché è una donna. Cioè, questo è proprio come sbattere una porta in faccia, perché uno è lì dove è perché ha fatto un certo percorso e perché ha potuto dimostrare di eseguire, di gestire, di fare quel lavoro che poi fa. Quindi, quindi diciamo che la presenza, in ogni caso la strada è una strada tracciata, poi dipenderà dall'evolversi della società il fatto che ci sarà una velocità più o meno forte nell'ampliare sempre di più all'orizzonte femminile, anche di artiste donne all'interno dei musei. Ma secondo voi, questa è una domanda che faccio un po' a tutte, quali sono le criticità maggiori che si incontrano oggi nei musei? Cioè, dov'è il punto più difficile da superare? Perché siamo stati anche in un periodo di pandemia, un periodo che ha cambiato, completamente stravolto le nostre esistenze, cioè proiettato in una dimensione molto più tecnologica, i musei sono stati chiusi, sono tuttora chiusi da molte parti, e quindi che cosa sta succedendo? Questa è una domanda che faccio un po' a tutte, non so chi mi vuole rispondere per prima. Non me lo dite, allora io faccio subito, io rivolgo subito la parola a Sandra Rossi, perché ha parlato prima, e quindi sentiamo, e poi Donatella Brunazzi, e poi però vorrei sentire tutti. Secondo me la maggiore, una delle maggiori criticità con le quali dobbiamo confrontarci in questo momento, e che è stata sottolineata dalla pandemia, è il recuperare, secondo me, il rapporto con il pubblico di prossimità, di recuperare il rapporto con il territorio. Io parlo da un punto di vista in qualche modo privilegiato, perché il mio è un museo molto piccolo, è un museo di nicchia, quindi posso permettermi anche di in qualche modo di essere, di sperimentare, di muovermi più agilmente rispetto ad altre realtà. E poi è un museo molto identitario, perché rappresenta il Granducato di Toscana, la sua produzione, la galleria dei lavori di questa particolare tecnica che è la lavorazione del commesso in pietra dura, quindi di una pittura non su pietra ma di pietra, e quindi di un'arte senza tempo, di un'arte molto, molto raffinata, di un'arte di corte. E quindi è un museo, se vogliamo, molto, molto cittadino, molto toscano, quantomeno.
e su questa linea sono già, è già qualche anno che io sto lavorando, così per esempio con l'attività didattica per i bambini, i laboratori il sabato mattina, lavorare con i centri estivi, cioè questo legame con il territorio circostante, però è un lavoro, è la criticità maggiore, è un lavoro secondo me che va approfondito e sempre di più, perché ci siamo resi conto con la pandemia, soprattutto in città come Venezia, come Firenze, che sono anche Roma ad alta densità e turistica, improvvisamente ci siamo trovati appunto senza questi turisti. Bisogna intrecciare questi dati, per esempio, con quelli dell'Istat, che ci dicono che solamente il 30% degli italiani sembra andare al museo una volta l'anno. Noi praticamente abbiamo una potenzialità, se vogliamo, di un pubblico potenziale di 7 persone su 10. Ed è secondo me questo una delle criticità maggiori, il fatto di dover rivolgersi, un museo sempre più flessibile, di un museo che deve aprirsi appunto al territorio e aprirsi alla città. E questa è un'attività che dà una grande soddisfazione, nel senso che io ho visto una grande risposta, una grande partecipazione da parte dei fiorentini anche in questo periodo di pandemia. Quando abbiamo aperto, noi abbiamo scelto per esempio di non modificare gli orari di apertura del museo, ma di contingentare in maniera molto rigorosa gli accessi. Appunto, come dico, siamo una realtà privilegiata perché siamo una realtà molto piccola, abbiamo un cortile interno che può fare da cassa di espansione, se vogliamo, per evitare che ci siano che le persone siano troppo vicine una all'altra, e sicuramente appunto sono facilitata dalla mia stessa struttura. Però il fatto, io ho visto una risposta significativa, per esempio abbiamo aperto il dopo cena, abbiamo aperto con visite guidate, 6 persone ogni mezz'ora, secondo me questo è un campo in cui c'è ancora molto da fare. Un museo che deve essere sempre più flessibile, che deve produrre dei contenuti, deve mostrare i risultati della sua ricerca, della sua attività. E la pandemia, alla fine, anche il fatto, anche l'incontro, tipo come diciamo di questa sera, il fatto di vederci tutti in rete, ci ha anche offerto in qualche modo dei nuovi strumenti per comunicare, per aprirci, per ampliare in qualche modo la platea. A me piacerebbe, vorrei tanto che come, per esempio, per rimanere sempre in ambito fiorentino, l'alluvione del 66, dall'alluvione del 66 poi sono scaturite delle forze positive, è nato il moderno opificio, così mi piacerebbe che appunto riuscissimo a trarre anche dalla pandemia appunto degli insegnamenti, il fatto di mettere in rete, di condividere, il fatto di anche stesso di digitalizzare le nostre collezioni. Noi abbiamo accelerato la nostra, abbiamo già digitalizzato per esempio tutto il nostro corpus di disegni, ne abbiamo più di 3.000 e in gran parte inediti. Adesso stiamo procedendo in maniera ancora più veloce, ancora più spedita in questa attività di condivisione. Diciamo che il virtuale non può certamente sostituire il reale, però può sicuramente aiutarlo nel comunicare, nell'aprirsi, nel raggiungere appunto più persone. Ecco, questo secondo me è il... Barbara Iatta e Asia di Calabria volevano aggiungere qualcosa. Barbara Iatta.
troppo tempo, però anche da noi le criticità sono soprattutto nella fruizione. Chiaramente noi eravamo abituati a un pubblico di quasi 7 milioni l'anno, oggi ci ritroviamo con le regioni chiuse, con i voli internazionali praticamente interdetti, e quindi lavoriamo molto sul territorio anche noi. Quindi questa è la prima sfida, sicuramente la prima criticità. E la seconda appunto è soprattutto il rapporto tra fruizione diretta, quindi tra che cosa noi riusciamo a offrire chiaramente nella visita reale e quello che invece abbiamo fatto anche noi in termini virtuali, soprattutto di catalogo, di tour virtuali. Quindi esattamente come è stato detto, è stata la grande sfida. Se nel lockdown stretto il grande vincitore è stato il digitale, perché abbiamo visto anche dai picchi dei nostri contatti con il web e con anche i canali social, c'è stato esponenziale rispetto agli anni precedenti. Oggi invece ci ritroviamo con il museo, per fortuna ancora aperto, vediamo per quanto, che i romani o comunque le persone che possono venire preferiscono venire. Quindi quando siamo stati aperti quest'estate fino a ottobre c'è stato un calo vertiginoso del digitale. Quindi, però il digitale appunto anche noi abbiamo colto questa occasione, quindi abbiamo sfruttato questo momento per digitalizzare e per implementare il nostro web, cosa che non saremmo riusciti a fare senza un lockdown. Quindi non tutto viene per nuocere, ecco, questo volevo dire. Ecco, probabilmente il digitale aiuta ad aprire contatti con il pubblico, ad ampliare il mercato, ad ampliare il pubblico che può sentire, no? Quindi mettere più vicine le persone al museo, anche che vengono da provenienze completamente diverse. Asia, Rufo di Calabria. Sì, il digitale non deve essere proprio visto come esperienza negativa, ma non può neanche sostituire una visita diretta nel museo con un contatto reale con le opere. Però una cosa positiva che io ho vissuto recentemente è stato il 28 gennaio, quando l'Institut Français ha organizzato la Nuit des Idées in tutto il mondo, e a Parigi eravamo solo in 6 musei che partecipavano alla manifestazione. Quindi io avevo cominciato a lavorare sul progetto in presenza, con il pubblico in presenza. Poi abbiamo avuto l'annuncio che il museo chiudeva dal 30 ottobre, siamo ancora chiusi, e quindi si è passata tutta la programmazione online. Ma io fin da subito ho visto questa occasione di online, quindi anche dal titolo della Nuit des Idées, che era Proche Vicini, un'occasione per dialogare con un museo italiano, quindi con il Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, che è un altro museo scientifico come il Musée des Arts et Métiers. E quindi ho visto questo legame online, una serata online, come un modo per mettere in relazione due musei che fisicamente non si trovano nella stessa città. Quindi questa notte è andata molto bene, era su tutti e due i canali YouTube dei due musei, e abbiamo parlato di Leonardo da Vinci e di Clément Ader, che è il primo ingegnere che ha fatto il primo aeroplano francese, e quindi della questione del volo. Quindi ci siamo sentiti vicini per una sera, anche se era totalmente digitale. Anche se per questo tutte quelle esperienze che ho visto sia in Francia ma anche in Italia, di esperienze immersive come Klimt Experience o Van Gogh Experience, io credo che usciti da questa crisi sanitaria il visitatore, sia francese o straniero, abbia poi voglia di entrare veramente a contatto con le opere. Quindi forse questa esperienza che prima vedevamo come futuro dei musei, totalmente immersiva senza un'opera presentata in sala, credo che non avrà un seguito, oppure sarà totalmente rivista proprio a favore di uno scambio di conoscenze, perché credo che il museo non sia solo valorizzazione, conservazione, ma sia anche uno scambio di conoscenze dove noi prendiamo anche dai visitatori, cioè dove il visitatore dà la sua conoscenza e il suo modo di vedere, che non è quello dei professionisti. Infatti mi fa molto piacere andare a vedere le mostre temporanee accompagnata da persone che lavorano in tutti gli altri settori, e vedere con loro le mostre sotto un altro aspetto delle cose, e anche fargli scoprire a loro che una mostra non si monta in 2 settimane, ma
perché c'è un lavoro di un anno, due anni e tante anche cose amministrative che non si vedono immediatamente. Però quello che volevo capire un po' meglio, ma i ragazzi, i giovani, magari questo mondo di tecnologie che aumenta un po' le sensazioni, le emozioni, eccetera, legate all'opera d'arte, queste le nuove tecnologie aiutano. Cecilia Holder, cosa ne pensa lei di questo mondo di giovani, attratti dai musei o no? Scusi, sì, assolutamente sì, e si vede anche dalla chat che si riempie dei fan di Asia, che sono proprio, è un'altra generazione, e mi fa molto piacere. A me è piaciuto molto, dopo il primo lockdown, quando noi abbiamo riaperto il museo, venivano tantissimi giovani, tantissimi, cioè il 38% dei visitatori era sotto i 25 anni e non c'erano scolaresche, va detto, e un altro 33% era sotto i 44 anni, quindi abbiamo oltre il 70% sotto i 44 anni, che è eccezionale, e questo mi dà molta speranza per un futuro comunque per tutti i musei che esistono, ma soprattutto anche per quest'idea del reale nel museo. Lo diceva già la collega dell'opificio, che comunque il digitale può sostenere, può aiutare, però mai sostituire l'originale, nemmeno l'odore, il movimento, l'ambiente e la sensazione che rilascia, che emana un museo, un ambiente museale, che comunque è tutto un altro discorso. Ma questi giovani nel museo mi hanno fatto veramente molto molto piacere, perché poi non è che passavano così due secondi per farsi il classico selfie sotto il David, ma proprio stavano dentro al museo per tanto tempo, leggevano i testi, parlavano delle cose, cioè era veramente una cosa molto positiva che mi è piaciuta molto, e penso che appena si potrà tornare nei musei la gente si butterà a vedere finalmente di nuovo il tridimensionale, l'originale. Quindi Donatella Brunazzi, si ritornerà un po' come prima o le nuove tecnologie cambiano, trasformano completamente il modo di comunicare? Che più le nuove tecnologie saranno sicuramente questa l'esperienza della pandemia a cambiare completamente i modi di approcciarsi anche ai musei. È vero come è stato detto che in realtà il problema vero oggi che ci troviamo con la pandemia è la sostenibilità, perché il museo, almeno per quello che riguarda il Teatro della Scala, ma il Museo della Scala, ma anche per quello che i Musei Vaticani e anche i musei delle altre colleghe, sono tutti musei che si sono sempre molto sostenuti sul turismo, essendo anche il Museo Teatrale della Scala aveva quasi l'80-90% del turismo. Di turisti stranieri. Ora, questo venendo a mancare, è chiaro che abbiamo sostituito anche noi in questo periodo tutto quello che era la programmazione, mettendolo sul digitale. Abbiamo la scorsa settimana c'è stato Museo City a Milano e noi abbiamo inaugurato addirittura la mostra che avevamo ferma da novembre, l'abbiamo inaugurata in digitale e poi continueremo a parlarne sui social e con il nostro sito. Però ecco, diciamo che sono sicuramente il digitale diventerà in prospettiva diventerà un metodo di approfondimento e di potenziamento e di approfondimento, diciamo un salotto di dibattito, di confronto. Ecco, io penso che il digitale possa essere di grande aiuto in questo, che se diventa il più interattivo possibile, e questa è la fragilità che abbiamo, è che in realtà le risorse, anche dal punto di vista, diciamo, culturali, all'interno, per il digitale, all'interno di strutture piuttosto established come può essere la nostra, anche sono tutte da inventare, da fare, e non è semplice avere le strutture, diciamo le risorse umane anche proprio per poter avere una fruizione, una nuova proposta di questo tipo. E
Io penso che una cosa molto importante, si parlava dei giovani, e io sono sempre stata convinta che i giovani in realtà basta appunto rivolgersi a loro con il loro linguaggio e si riesce sicuramente a trovare, a stimolare in loro un grande interesse e un pubblico molto interessato. Però ancora prima dei giovani, io credo che è molto importante pensare alla formazione, cioè alle scuole. Alle scuole e alla formazione delle scuole, anche perché il digitale ti dà l'opportunità di far diventare il museo una, non più tanto un luogo soltanto di visita, ma un'occasione di formazione anche dello spirito, del senso civico, dello spirito civico che in qualche modo ognuno di noi può raccontare e può formare. Ma una scuola attraverso il digitale, attraverso le piattaforme educational che si sta cominciando a vedere in varie strutture, questo è un modo anche per poter parlare alle scuole che non soltanto del territorio intorno, ma anche quelle che magari alle scuole italiane all'estero, per esempio, a tutte quelle che sono e attraverso questo penso che sia la formazione anche di, oltre che di una coscienza identitaria, una coscienza civica, sia anche importante proprio per costruire un pubblico e costruire un nuovo pubblico. Quindi il museo può assumere un ruolo di educazione, di formazione, di racconto di storia, di divulgazione, ma di queste tecnologie, di cultura, di... Io penso che sia assolutamente il futuro, sia in questo settore, nel senso proprio di per l'ampliamento del pubblico e per creare appunto educazione culturale, ecco, educazione culturale, creare la voglia di conoscenza, la voglia di approfondimento. Credo che stimolare, che il nostro dovere sia stimolare tutto questo. Ecco, sentiamo appunto per voi come sarà il museo del futuro, il museo del futuro post pandemia, ma anche proiettiamoci fra qualche anno con delle tecnologie molto forti, molto più diciamo immersive ed emozionali. Quindi come può essere il museo, come si sta trasformando? Ecco, Barbara Iatta, secondo lei che cosa diventerà il museo? Ma sostanzialmente sono d'accordo su quello che è stato detto dei giovani. È sicuramente una fruizione diversa rispetto a quello che è stato fino adesso. Non sappiamo quando riprenderà il grande turismo di massa, quindi il ruolo educativo della società anche limitrofa o comunque della società di appartenenza nazionale, diciamo sovranazionale, ma comunque limitrofa, è sicuramente fondamentale, e chiaramente tutti i ruoli di luogo educativo sono chiaramente già dati per scontati, ma questo per una fascia, diciamo, di popolazione sicuramente più ampia, perché veramente quello che io ho visto in questo anno è un bisogno di bellezza, un bisogno di qualcosa che in qualche modo riscaldi l'anima, riscaldi il cuore, dia sviluppo alla mente, e questo i nostri musei lo possono fare molto bene, sia con le collezioni diciamo stabili che con delle mostre che noi curatori e noi direttori possiamo immaginare, ma già le collezioni stabili, io parlo da privilegiata chiaramente come Museo Vaticani, questo può aiutare molto, può aiutare soprattutto in momenti di crisi, non dico la bellezza salverà il mondo alla Dostoevsky, ma sicuramente sì, perché no, perché non possiamo ripartire da questo a tutti i livelli, quindi io vedo un museo del futuro sicuramente in presenza, con una presenza chiaramente diversa, con uno sviluppo digitale sicuramente più ampio di quello che è stato fino ad oggi, perché tanti musei, io parlo anche dei musei italiani, si stanno digitalizzando molto più di prima,
e vedo un museo molto interattivo che offra appunto una formazione solida, non soltanto a livello appunto storico, a livello artistico, a livello emotivo. Io mi metto nei miei anche a livello di, per i Musei Vaticani, anche a livello di spiritualità profonda. Quindi un ruolo dei musei come diciamo di risposta al bisogno di bellezza che c'è innato nell'uomo e soprattutto adesso che è molto forte e si sta sentendo sempre di più. E quindi questo i musei lo possono creare, come dice Barbara Iatta, ma sentiamo anche Eva degli Innocenti. Sì, penso che il periodo che abbiamo vissuto, che stiamo ancora vivendo, dimostri che il pubblico oggi vuole partecipare alla costruzione della conoscenza, quindi avere un ruolo, il visitatore deve avere un ruolo sempre più proattivo e partecipato alla co-costruzione della conoscenza, una co-creazione anche di contenuti, un coinvolgimento. E quindi andremo sicuramente verso una modalità figitale, cioè che vada a unire queste due dimensioni, una fisica che per fortuna non sarà mai sostituita da quella digitale e la digitale, però come complementari. Complementari proprio in un arricchimento, in una formazione proprio del visitatore, però andando sempre di più a valorizzare proprio il ruolo della comunità. Per fortuna, insomma, come ci insegna anche la Convenzione di Faro, che finalmente è stata ratificata anche dal nostro paese, quindi un contribuire a una comunità di eredità che appartiene a tutti. Però ecco, i due elementi sono insieme. Io volevo semplicemente fare un esempio, per esempio il ruolo anche educativo del museo. Noi abbiamo creato un tour virtuale 3D dei 6.000 metri quadrati di esposizione del museo. In dicembre 2020 abbiamo più che raddoppiato gli introiti a museo aperto dell'anno precedente, che è stato un grande successo. Però questo, se in un primo momento ha sostituito la visita in presenza, perché chiaramente il museo era chiuso da DPCM, poi in realtà è diventato uno strumento di preparazione alla visita. Oggi noi utilizziamo questo tour virtuale 3D per creare la nostra didattica e i nostri strumenti proprio di formazione, non solo a distanza ma anche in presenza per contribuire. Abbiamo raggiunto per esempio scuole, anche l'internazionalizzazione, scuole del mondo che si preparano alla visita per poter poi programmare la loro visita. E poi aggiungerei un elemento. Il contenuto digitale può essere esso stesso un'opera d'arte, una forma d'arte. Pensiamo a tutto il legame che può avere con l'industria creativa, l'industria digitale. Sempre all'interno del nostro museo abbiamo creato il primo Fab Lab stabile in un museo nazionale italiano che si occupa di riproduzione attraverso stampanti 3D e laser scan dei nostri reperti. Quindi con un fine di educazione, di ricerca, ma anche legato a tutta l'industria creativa e quindi alla riattualizzazione delle collezioni con gli occhi appunto dell'artista, dell'artigiano contemporaneo e poi le sue declinazioni nel design e nella moda. Quindi anche un modo di vedere diversamente il contenuto digitale. Come diceva appunto Franklin in una bella citazione appunto che vorrei fare, dimmi e io dimentico, mostrami e io ricordo, coinvolgimi e io imparo. Questo dovrebbe essere il nostro andare verso un futuro che invece avvicini realmente il visitatore al suo patrimonio culturale, alle sue radici, alla sua identità. Quindi grande interattività, comunicazione con il mercato e questo reso facilitato dalle tecnologie e creazione proprio di una comunità appunto anche di educazione e di formazione. E, non so se Cecilia Holberg, quindi non sarà soltanto fisica la storia. Allora, io vedo nel mio museo un grandissimo futuro perché noi in questo periodo abbiamo approfittato proprio della chiusura e dei lockdown per fare dei lavori pesantissimi e importantissimi che da decenni non sono stati fatti. Stiamo lavorando sia sull'impiantistica che sul riallestimento, sulle capriate trasandate, sull'instabilità dell'edificio, poi si tinteggeranno tutte le pareti e si farà anche un lavoro di
efficientamento energetico e si faranno anche i lavori sulle luci, quindi ci sarà finalmente un'illuminazione che renderà visibili tante di quelle opere che finora non sono state valorizzate perché non si vedevano, perché erano al buio. Quindi questo è proprio il lato, diciamo, che ho sfruttato in questo periodo di chiusura, perché noi musei statali siamo musei autonomi, siamo servizi essenziali, quindi non possiamo mai chiudere. E appena si è chiuso il museo, già durante il primo lockdown, ci siamo buttati nelle cantine a fare i lavori sui canali di climatizzazione, e questo sarà e facciamo un nuovo sito web che sarà più veloce della Ferrari e più bello. Stiamo lavorando sulla digitalizzazione del nostro archivio di Lorenzo Bartolini, che è un sogno, quindi il visitatore potrà usufruirne, o l'interessato, non il visitatore, potrà usufruirne in ogni ora del giorno, da ogni luogo del mondo, per leggere le lettere, la corrispondenza, eccetera, di Lorenzo Bartolini, grande artista dell'Ottocento, scultore, e stiamo facendo dei grandissimi, delle campagne fotografiche, ma anche delle campagne dei progetti molto ampi di conservazione. Quindi noi stiamo portando avanti tutto quanto come in una macchina che ci porta nel futuro, in questo anno, quindi potremo riaprire con tantissimi cambiamenti e finalmente con un museo che sarà arrivato nel XXI secolo. E questo è molto importante per i musei italiani, che spesso si trovano, anche se bellissimi, nell'Ottocento. Non vuol dire che bisogna capovolgere e tinteggiare le pareti in fucsia e il David a pois rossi o viola, ma proprio di adattare i musei in modo dignitoso al mondo nel quale viviamo, senza esagerare. E quindi io sono molto felice di questa occasione di poter veramente portare avanti questi lavori che avevamo progettato, avremmo dovuto fare di notte, nei fine settimana. Ovviamente è molto molto più bello poterli fare di giorno, è anche molto più sicuro dal punto di vista, diciamo, del bioritmo dei lavoratori. E quindi questo è anche una grande chance che abbiamo colto al volo per portarci avanti e per offrire ancora di più e ancora più bellezza, come diceva giustamente la Barbara Iatta. La gente è lì proprio che vuole tornare, che vuole vedere, e forse è anche un'occasione per i musei che adesso cominciano a capire che i visitatori o i non visitatori cominciano a capire che manca qualcosa e vogliono entrare nei musei. Cioè, tutte queste discussioni sulla stampa, sui media, che ci sono, vogliamo i musei riaperti, aprite, fate, cioè, questo uno non se lo poteva immaginare prima di questo periodo buio che stiamo attraversando, e dobbiamo cercare di salvarci l'anima con le prospettive positive nel futuro, e penso che stiamo impegnando tutti nei vari modi possibili, dal digitale al reale, ai lavori, alle offerte di formazione, di educazione, di tutto quello che si stanno inventando i musei, che sono una macchina fantasiosa e stupenda, unica ed eccezionale. Beh, io vorrei leggere questo commento che ci è arrivato. Per quanto il Covid abbia messo in quarantena anche la cultura, ha anche permesso al mondo dell'arte di indagare nuovi modelli comunicativi e narrativi. In effetti, questo periodo, diciamo, di chiusura forzata ha permesso comunque, diciamo, prendiamo un unico piccolo aspetto che possiamo dichiarare positivo di questa storia, è quello della riflessione, cioè ha permesso di riflettere, di cambiare, di farlo anche abbastanza velocemente, perché come si può vedere da tutto quanto si è detto stasera, ci si è mossi, insomma, all'interno dei musei ci si è mossi parecchio, almeno di questi musei presenti qui, dei direttori presenti qui stasera, no?
cosa dite? Perché vale? Avremo anche più visitatori dopo, perché ci sarà talmente l'aspettativa, la voglia di ritornare, di vedere mostre, di sentire un concerto al museo, che alla fine forse avremo più visitatori per il fatto che manca a tutti. E poi la questione della tecnologia e della comunicazione è fondamentale, ma nessuno andrebbe a vedere un museo, né un museo che è privo di sito web, che non ha neanche un profilo Instagram, ma neanche un museo che è iperattivo sul reso socio, ma che alla fine poi non ha nessun contenuto o nessuna programmazione dietro. Quindi bisogna sempre trovare una via di mezzo, e quindi trovare tra tecnologia, contenuto e magari si far venire dei nuovi visitatori, che anche per rendere meno sacro la visita del museo, perché al museo non è che deve passare 4-5 ore, magari può anche solo venire non perché è interessato dalla mostra, ma perché vuole sentire il concerto baroque nella chiesa del museo, oppure perché vuole vedere la notte bianca. Quindi bisogna anche rendere più alla portata di tutti, ecco. Al museo uno può anche passarci solo un'ora, oppure andare solo alla caffetteria, al bookshop, a comprare un catalogo o una penna, ecco. Quindi non è così desacralizzare il museo, ecco. Questo forse è un altro. Ecco, Barbara Iatta, magari una parola conclusiva. Beh, non c'è dubbio che sono riflessioni, quello che mi veniva in mente sentendo tutte le colleghe era che sono riflessioni comuni, le tematiche che sono state affrontate, che sono state vissute, sono effettivamente comuni, chiaramente diversificate per la tipologia dei musei, però di fatto stiamo vivendo tutti, abbiamo vissuto un anno complicato, però abbiamo tutti saputo sfruttare questo tempo, appunto il tempo visto come kairos, cioè come opportunità, e quindi io ci credo veramente, appunto, non è una questione di resilienza, ma è veramente una questione di sfruttare questo tempo. L'abbiamo fatto anche noi con tanti mezzi, appunto, facendo lavori anche noi diurni senza pagare gli straordinari. Diversamente da tanti musei, noi viviamo dei nostri introiti, e quindi tanti progetti sono appunto un po' fermati per questo, però ci sono tanti altri aspetti che vanno visti in chiave ottimistica, e quindi io sono comunque ottimista per il prossimo futuro. Bene, direi che possiamo concludere dicendo che comunque il tempo è sempre la risorsa principale, che sia una grande ricchezza. Il tempo, quindi bisogna saperlo sfruttare bene, e sicuramente i musei, grazie a tutto il lavoro che è stato fatto in questo periodo e alle nuove tecnologie che proprio cambiano completamente il modo di approcciare, di vivere, di comunicare, eccetera, appariranno dopo la pandemia, diciamo così, in una veste diversa. Io vi ringrazio le nostre ospiti: Donatella Brunacchi, direttore del Museo Teatrale alla Scala, Eva Degli Innocenti, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Taranto, Cécile Holberg, direttore della Galleria dell'Accademia di Firenze, Barbara Iatta, direttore dei Musei Vaticani, Sandra Rossi, direttore Museo dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, Asia Ruffo di Calabria, vice responsabile Dipartimento Mostre e Manifestazioni Culturali, Musei des Arts e Métiers di Parigi. E un saluto a tutti, vi invito a seguire la nostra prossima trasmissione di Arte e Economia, il prossimo, dove invece parleremo di musica e digitale, quindi restate connessi, state con noi e seguiteci, e arrivederci a tutti, alla prossima. Grazie. Grazie. Grazie.